Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno dalla redazione, in studio Mariangela Salvalaggio. Salvare Torino dal dissesto economico è questo il significato del patto per la città firmato ieri da Draghi, che porta in dote oltre 1 miliardo e 20 anni. In Sala Rossa i primi 79 milioni arriveranno entro il 2022. Pomeriggio torinese per il Presidente del Consiglio, che è andato al Sermig e alla Nuvola Lavazza. Diverse manifestazioni dai sindacati e base CAB ai partiti Italexit e Rifondazione Comunista fino ai No TARP e ai No Green Pass. Processo Thyssen. Entro giugno la Corte Costituzionale tedesca dovrebbe decidere sulla carcerazione dell'ex AD Espenham condannato per il rogo dell'acciaieria torinese costato la vita a 7 operai, ma la decisione potrebbe essere rinviata di altri 6 mesi. Covid. Nel 2023 potrebbe arrivare un vaccino contro tutte le varianti. Ad annunciarlo una casa farmaceutica francese, la Linkinvax, che ha messo a punto un vaccino che potrebbe proteggere in maniera totale dalla diffusione del virus. Nell'ultimo bollettino di ieri in Piemonte, 8 decessi, quasi 3.900 positivi, stabili i ricoveri. A Torino è un mistero il fatto dell'ex industriale incensurato con 200 kg di droga in un muro finto, stupefacente, per 3 milioni di euro, nascosto dietro ad una finta parete di mattoni a Volvera. Un meccanismo permetteva di aprire l'intercapedine a compasso. Prosegue l'emergenza siccità in Piemonte, il deficit delle piogge resta al 70-90% in 2/3 della regione. Nelle ultime settimane le scarse precipitazioni sono state solo un piccolo sollievo. Il Museo del Cinema di Torino rende omaggio a Dario Argento, tra i registi italiani più conosciuti al mondo, con la mostra Exhibit, visitabile alla Mole Antonelliana fino al 16 gennaio. È tutto, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip.